parte della visualizzazione dei nominativi. Era molto criptico il file, non si capisce bene in cosa consiste questo miglioramento. Però ora sono curioso, ora appena ho un po' di tempo, provo a fare l'aggiornamento, perché la rottura di scatola è che sicuramente bisognerà rimodificare il code plug col software adatto al nuovo firmware. E ora vedo un po', che ci vorrà un po' la solita mezz'oretta per rimettere a posto le cose. E finché voglio provare, vediamo un po' se è migliore effettivamente anche quella cosa lì, almeno se. Per esempio il nome non c'è mai possibilità ovviamente di vederlo, vedi solo il nominativo, vabbè, ma se no qui si perde tutto, se no, Il piacere di fare QSO e di ricordarsi anche le varie cosine. Va bene, sì, no, guarda, la radio anch'io, ti ripeto, abbiamo mezz'orata della batteria, mi ci trovo bene, non c'ha il GPS, vabbè, amen. Però guarda, l'unico difetto che riscontro è soprattutto un VHF, io prima ero abituato a girare in macchina con l'antennina magnetica sul tetto, quindi comunque. O il quarto d'onda o comunque la 5 ottavi e con questo apparecchio qui no, in 2 metri no, non lo adopri, in 2 metri non lo adopri perché specialmente a Pisa dove cioè, insomma il serra è costantemente in portata ottica con tutti i trasmettitori che ci sono là sopra e guarda, sono rimasto scandalizzato, tipo 1M in diretta. Ah, nemmeno, sì e no, chilometro portata pressoché ottica, non c'era verso di sentirlo. Quello purtroppo, se non si decidono a fare un minimo di filtraggio del front-end, c'è da farci poco. Però per usarlo su ripetitori DMR no, non c'è problema. Vai, tanto sono tutti 70 centimetri. Giulietta Spa con Giulietta Mike. Ok, sì, un caso di tasto, ecco, che riprende, sì, infatti a parte che lo uso poco, comunque lo stesso problema ce l'ha anche, ce l'hanno un po' tutti quelli, ad esempio anche i Baofeng, i classici 5R, quella roba lì, famosi per pacchi non più esperta, ma addio, non c'entra più niente, comunque un po' un problema, penso comune a tutti quelle radio lì che sono più o meno, credo tutte uguali all'interno, diciamo così, ecco. Io a proposito di Baofeng, un altro apparecchietto che uso, invece molte volte quando vado qui in passeggiata, diciamo, per i boschi vicino a casa, è il RD5R, che è praticamente un clone del GD76, tra l'altro ci va anche lo stesso, diciamo, code, però che basta solo cambiare un paio di caratteri all'inizio per fargli riconoscere, diciamo, le radio diverse, ma poi ce lo scarichi tranquillamente, e quello non c'ha proprio il database dei nomi, però è bellino perché prende tempo in tasca naturalmente con l'antennina piccola e in ricezione non è un granché diciamo come qualità dell'audio, però mi dicono i corrispondenti diciamo come modulazione non è malaccio, diciamo se lo uso quasi sempre diciamo nei fine settimana quando vado qui in giro, quindi diciamo è l'apparato forse che uso più di tutti in portatile, diciamo così. Ancora queste di W5 con Juliet Mike ha modulato U5 e Juliet Alfa, ecco.